Ciao raga, buongiorno a tutti e a tutti, nuovo video, morning routine, come state? Spero bene, questo è un video per parlarvi un po' della mia vita, ovvero più che parlarvi, ho appena preso una tazza di caffè e anche di cioccolata Nesquik ovviamente, e nulla, spero che vi possa rilassare questo breve video. Ed è un video dove faccio un po' di chiacchiere, mi alleno un po', cioè mi riposo un po' sul divano, faccio tante belle cose e poi ovviamente cerco di chiacchierare con nonno, chiacchieriamo di tutto e di più e poi nulla, vi recensisco un prodotto molto buono che mi sta piacendo assai ed è uno scusate, ed è uno della Douglas mi pare, sì, Douglas, che Dio si voglia, e mi sta piacendo davvero tanto. Già, qui è davvero la mattinata allucinante, ma vabbè, non è bellina oggi per niente, non è bella per niente, quindi vabbè, no comment. E intanto fisso nel vuoto perché non so dove guardare. No, nel senso che stamattina ho un sonno terribile, tra l'altro sono nel periodo del palloncino rosso, quindi capite bene, ci capiamo bene tra noi donne, quindi ecco, faccio così perché ho caldo anche, sì ho molto caldo, ma vabbè dettagli, e niente, quindi è per quello che intanto mi sventolo con le mani perché ho veramente molto caldo quando c'ho il ciclo, ma vabbè dettagli, e niente. Quindi dovevo anche andare in palestra, ma mi sa che no, oggi in palestra non si va, che bella cosa, vabbè, ecco adesso vi alzo dal telefono, alzo il telefono e vi porto ecco qui in sala, qui sto, oddio mio, come ho quella maglia, vabbè, facciamo stare il mio disordine, non importa, è la casa che ci deve servire a noi e non noi la casa. Però vabbè, è l'incontrario perché qua sto accendendo la televisione per guardarci qualcosa di bello in televisione, ma non c'è granché, c'è solo talk show e poi vabbè, niente. E niente, quindi vabbè, sto guardando il talk show e perché tanto cosa volete che ci sia, nulla in televisione, la mattina c'è... Ah, è vero, oggi andava in TV... La bella signora Barbara M. Channel, del canale Barbara M. Channel, è bravissima lei, fa delle belle video pulizia e mi piace davvero tanto, è simpatica e fa bene il suo lavoro da youtuber, ma anche è molto professionale nel pulire, però vabbè, mi sto dilungando troppo, ma è la verità e niente. Intanto ho fisso anche qui nel vuoto, no comment. Sì, lo so, sarà inquietante, che ci posso fare. Però, ah, voi non la vedete, ma di là, nello sfondo, c'è mia nonna che sta aggiustando un cuscino che si è mezzo sfasciato della sedia e lo vuole riaggiustare perché le piace molto aggiustare e rattoppare le cose. Quindi non ci fate caso, ma a lei le piace molto rattoppare le cose che si rompono anziché riacquistarle, è meglio ricomprarle, riaggiustarle e niente. Quindi perché non riaggiustarle? Ed eccoci qua, lì all'opera come sempre, mia nonna. E nulla, adesso io tra poco mi vado in bagno, mi reco in bagno a fare le mie belle pulizie della faccia, la mia bella skin care, come si chiama qua su YouTube. E nulla, ora vado in bagno, mi reco e basta, già. Non ho nulla da fare, ora spengo o lascio acceso, non ne ho idea, non mi ricordo neanche. Perché questo video lo sto facendo stamattina, quindi spero di caricarlo stamattina più presto. Ecco, adesso mi sto alzando. Cosa sto facendo? Ah, ecco, piglio il telefono, eccomi qua in bagno a fare la mia bella skincare e a, come si dice, lavarmi il viso. Intanto mi ho lavato i denti off camera. Perché non mi sembrava giusto riprendermi mentre lavavo i denti e quindi ho detto va bene, prima mi lavo i denti e poi la faccia e faccio
recensione del prodotto. Questo è Douglas, il prodotto che ho comprato l'altro giorno a Maddalena, e nulla, e con quello mi lavo il viso. Direi che è molto buono, non brucia, non fa nulla, non secca la pelle, è molto buono, mi piace davvero tanto. Vabbè, ovviamente ogni pelle, ogni prodotto è soggettivo, non è che tutti hanno la mia pelle, ovviamente, come giusto che sia. Quindi vabbè, nel senso che io mi ci trovo bene, ma magari altri non so come si potrebbe trovare quel prodotto. Io l'ho comprato e mi ci sono trovata bene. Poi provatelo voi, se vi interessa questo prodotto, ok, ma comunque a me è piaciuto ed è molto buono. Poi perché a me non mi secca la pelle. Ovviamente metto la crema su e poi vabbè, il contorno occhi l'ho messo la sera, perché la mattina mi scoccia a mettere tutti quei prodotti. Però ho messo la crema stamani, anzi stamani bugia, ancora non ho messo la crema, ma poi corro a metterla, anche se non ve lo prometto, però mi sforzo di mettermela perché sento che poi mi tira la pelle. E qua mi sto asciugando nel frattempo, e con l'asciugamano, sì, dovrei asciugare con una salvietta di quelle proprio in microfibra, però siccome non ce l'ho, quindi io utilizzo l'asciugamano vero e proprio e nulla. Qui mi sto ancora asciugando, mamma mia quanto sono lenta nel fare le cose, ragazzi miei, sono lentissima. E vabbè, e niente, questo era tutto. Io tra poco vi lascio la clip successiva e va bene, ciao. E niente ragazzi miei, eccomi qua. Dunque, stavo facendo un video skincare, ovvero my morning routine. Volevo farlo svegliandomi con voi, ma non è stato possibile, quindi lo faccio direttamente da sveglia. Non so se sarà la stessa cosa. Oddio che faccia gonfia che c'ho ancora. Vabbè, no comment. Dunque, volevo fare letto con voi, ma non lo so, mi sa che per adesso aspetto cosa mi dice mia zia, se devo andare in palestra o meno, ma temo che per oggi non sia possibile, almeno che non torna la mia educatrice, non lo so neanche io, perché lei è andata in malattia, la mia educatrice, quindi io non so cosa fare, se andare in palestra da sola, ma da sola non me la sento, perché dove la palestra ci sono un sacco di macchine, e le macchine oggi al giorno d'oggi sono spericolate. Se lo so, non è una buona scusa per non andarci, ma vi dico, il tratto che c'è a Palau è un po' pericoloso, e quindi non so quanto sia facile andare lì, non ne ho idea, quindi vabbè, no comment. E quindi niente, non lo so ragazze, non vi so dire niente. Penso che per oggi sto per ora di andare in palestra e andrò quando la mia educatrice starà bene. Almeno che non mettono un'altra di sostituta, non ne ho idea. Già. Intanto avete visto tutti i passaggi della mia skincare, tutti. Mi ho lavato i denti off camera. Mi ho messo quel detergente della Douglas, che assomiglia a quello della Clinique, ma neanche appena. Comunque mi ci trovo molto bene con quello della Clinique ed è molto buono. Comunque lo sentirete nella recensione della clip silenziata con la musica, ok? Stavolta ho deciso di metterci un po' di musica della mia skincare. Speriamo che l'editing riesca a farlo, stavolta un editing decente, perché tutte le altre volte l'editing mio esce una schifezza. Vediamo come esce il mio editing. Aiuto. Vabbè, niente. Non lo so ragazze, io vorrei riuscire a fare tutto, ma non ne ho idea, veramente. Guardate, boh. Intanto qui ho la mia tuta, è dentro questa busta. Ma non so se andrò o meno. Quindi credo che per oggi resto a casa. Perché se vado a dire cose, mia zia magari si incavola pure, quindi non mi sembra giusto. Capite? Ecco perché. Già. E niente, io adesso mi preparo per fare altre cose e non lo so quanto ci metterò a fare altre cose. Volevo spolverare, ma non lo so, boh.
Non so cosa mi voglio fare, non ho idea. Qua siamo tutti in assenteismo, che non vi dico, l'assenteismo che ho io, ma neanche gli altri, è una cosa pazzesca, ma anche i capelli del cavolo. Vabbè, niente. Ok ragazzi, ci vediamo in un altro video, che ne dite? A dopo, anzi, in un prossimo video, perché questo di oggi è un po' complicato da registrare. Complicato no, ma non so neanche io che video voglio fare. Boh. Ciao. Intanto ci vediamo, ciao, promesso, anzi, vediamo se riesco. Ciao. Anzi, buona giornata a tutte e buona mattinata a tutte. Dipende da come vedrete questo video. Se di mattina, di sera, non lo so, si vedrà. Vedrete voi, anzi. Like, commento e ciao.